uno spot per stasera, a che ora? Allora, questa sera la compagnia Quelli che il Teatro di Nola, di cui mi pregio di essere il presidente, ha omaggiato al comune di Nola, in particolare alla giunta del sindaco Minieri e all'assessore Giampietro, uno spettacolo molto molto bello, Una notte con Dora, è un poliziesco comico simpatico alla quale oltretutto partecipano come attori il re e la regina dei sovrani, lo sceneggiato televisivo così tanto seguito che già ha avuto due edizioni e da luglio ci sarà pure la terza, sarà registrata pure la terza. Ci saranno tanti ospiti illustri, tra cui sicuramente Giacomo Rizzo, ci sarà Corrado Taranto, dovrebbe venire Corrado Taranto, non mi ha assicurato la presenza, ci sarà Andreina Raucci, Franco Di Lorenzo della Fita, ci saranno tante belle persone, per cui se vi unite a queste persone, voi che siete altrettanto belli, vedrete uno spettacolo molto 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 bello. A che ora? Alle 9 stasera. Alle 9. I posti sono limitati, mi pare che si parla solo di 50 posti, per le norme contro l'anti-Covid, assembramenti, quindi non se ne possono, per cui se qualcuno ha piacere che venisse un po' prima. Ma poi nella peggiore delle ipotesi lo replichiamo e se ci mettono lo spazio a disposizione io sono disponibile anche a ripeterlo eventualmente. Ci sarà anche qualche presenza nolana, Nello spettacolo. Nello spettacolo c'è sta il più grande attore nolano, Peppe Miccio, che tutti quanti ricorderanno in quanto ha iniziato tanti anni fa con Ciro Ruppo, che voglio dire è l'eccellenza degli attori nolani e non solo, perché Ciro è un attore a livello nazionale. Comunque ci stanno tante belle cose, bisogna vederlo, ecco. Allora stasera? A stasera alle 21, Una notte con Dora, vediamo questo giudice che fa qualche malefatta e poi viene ripagato con la stessa moneta.